È un semplice 3, 2, 1, ciak. Ci puoi raccontare di cosa ti occupi rispetto allora, anche alla sicurezza? Sì, innanzitutto grazie. Grazie a te. Io sono amministratore di un'azienda svizzera che si chiama Salus Bank ed è la mamma di tutti i nostri progetti. In particolare è un'azienda nata nel 2004 che poi si è evoluta nei servizi vari di telemedicina fino ad arrivare al 2015 quando abbiamo lanciato in Europa e adesso finalmente anche in Asia, Thailandia, Vietnam i bracciali salvavita, quelli che noi chiamiamo bracciali salvavita perché realmente in alcuni casi siamo riusciti ad aiutare i soccorritori, non diciamo a salvare la vita, ma ad aiutare a curare meglio i nostri utenti. E a chiudere il cerchio poi con la presenza qui a Rimini al Grand Hotel con il lancio del nuovo box della salute indicato per le farmacie, lo abbiamo piazzato anche in alcune banche e soprattutto nelle aziende, un angolo della salute dedicato principalmente al dipendente dove la persona può entrare in quest'angolo, in questo box, chiudersi e farsi il check totale della propria salute, dalla pressione all'ossigenazione, all'elettrocardiogramma, tutto in totale autonomia. E quindi molto rasserenante anche da parte dell'azienda che dà una maggior fidelizzazione al proprio dipendente aiutandolo quando non si dovesse sentire bene oppure in qualsiasi momento della giornata in cui volesse controllare il proprio stato di salute. Ma questa è una cosa pazzesca, sì. Nel senso che le aziende potrebbero diciamo acquistare questa cabina sì. E permettere ai dipendenti di fare delle analisi senza medico. Senza medico, senza infermiere, in totale autonomia, collegati se lo desiderano ovviamente i dipendenti con la nostra centrale operativa, laddove invece 24 ore su 24 abbiamo staff medico che analizza i dati, quindi dà dei consigli al dipendente su eventualmente fare delle visite o recarsi presso un cardiologo o un altro medico perché c'è qualcosa che insomma di particolarmente strano o anomalo. Ma senti Ivano, posso chiederti come funziona concretamente questo braccialetto salvavita? Sì. Cioè cosa succede? Allora, ti ringrazio, questo è stato nel 2015 abbiamo visto i nostri dati e abbiamo visto che la fascia 3 anni, 40 anni era un po' debolina perché anche tra le nostre interviste ai ragazzi, principalmente alle persone intorno ai 40 anni la risposta era sempre stata quella, ma io non so cosa mettere, non so neanche chi è il mio medico curante, non mi occupo di tutto questo e non giro con una card, perché allora avevamo una card per le emergenze. Così abbiamo spostato un attimo il concetto e siamo andati verso il mercato giovani, quindi con dei bracciali che inizialmente diventassero moda, quindi abbiamo fatto l'accordo con Swarovski per il bracciale della sera, ma la cosa più importante è che ogni bracciale all'interno contiene stampato o all'interno o all'esterno, a seconda di cosa sente la persona, un codice QR, la scansione del quale permette al soccorritore, al medico, di arrivare a tutte le informazioni sanitarie della persona. Oltre a questo invece anche i contatti di emergenza, ecco perché stiamo facendo delle sinergie con le aziende produttrici di moto, caschi eccetera, perché abbiamo ideato un adesivo che altro non è che un altro codice QR da mettere sul casco, soprattutto per quanto riguarda efficace sul casco il contatto di emergenza, perché nelle 36 ore successive all'eventuale incidente la persona sparisce. Con questo invece immediatamente il soccorritore fa la scansione e chiama la persona, il contatto di emergenza, informandola. Invece ti facciamo qualche domanda da parte di Believe. Se avessi oggi tu un superpotere, Ivano, cosa faresti per costruire un mondo migliore? Cercherei in tutti i modi di finanziare programmi di prevenzione, monitorare e poi cercare di in qualche modo attraverso dei controlli di prevenire. Siamo arrivati adesso a diverse situazioni interessanti nello studio di software applicativi e di dispositivi medici
che sono in grado di prevenire e curare. Adesso abbiamo un prodotto che registra la caduta, quindi i tre tipi di caduta di una persona, soprattutto per una persona anziana, che può essere lo svenimento, oppure la caduta accidentale, oppure la situazione pre-infarto o altre cose. Questa registrazione di questa caduta determina il controllo diretto, cioè quindi l'immediatezza per quanto riguarda i soccorsi. Ti chiedessi che albero sei? Che albero sei? Ma io mi sento molto quercia. Perché, così, perché è solida? Sì, perché a me piace anche nell'azienda, nella famiglia, nella vita privata, mettere radici solide. E cosa consiglieresti per superare le paure? È bella domanda. Credere che non esistano le paure. Cioè la paura è solo uno stato di coscienza, ma per affrontarla è importante, almeno io lo vedo dal mio punto di vista, credere che la paura non esista. Se avessi un desiderio importante da esprimere, cosa chiederesti al genio della lampada? Devo dire che questa vita mi ha dato tanto. Sono davvero contento. Vorrei dedicare i prossimi anni un po' più a me stesso. Vorrei essere un egoista positivo. Dedicare un po' più le cose a me stesso, piuttosto essere un po' in questo senso, un egoista sano, quello che io dico. E poi soprattutto alla famiglia, ai figli, vederli crescere splendidamente e con la moglie dedicarmi a viaggi. Va bene, grazie Ivano per quello che fai, e grazie per le informazioni che ci hai dato oggi. E ci vediamo presto, grazie. E grazie per il tempo. Grazie a voi.